Allora Gilberto, siamo al secondo consiglio comunale, lunedì scorso. Durante il consiglio comunale è avvenuta una cosa un po' strana, a mio avviso un po' strana, praticamente il presidente del consiglio vi ha impedito di effettuare delle riprese all'interno della, diciamo, della adunanza. Credo che eravate lì nello spazio del pubblico, non mi sembra che siete andati saltati da una parte all'altra. Ci sai dire qualcosa a riguardo? Sì, avevamo già fatto delle riprese durante il primo consiglio del 20 di giugno e durante il secondo, dopo circa un'ora, noi ci eravamo posizionati sopra un treppiedi fisso nello spazio adibito al pubblico, quindi non inquadravamo nessuno del pubblico, ma semplicemente il consiglio, i lavori del consiglio, e inspiegabilmente ci è stato richiesto dopo un'ora dall'inizio dei lavori del consiglio di spegnere la videocamera. Una cosa assurda, perché comunque il consiglio è pubblico, esiste già una videocamera comunale installata che registra ogni consiglio. Noi lo facciamo appunto per cercare di evitare che magari ci siano cose, momenti, insomma, nella quale la videocamera pubblica magari può avere degli intoppi, quindi cercare di evidenziare meglio alcune cose, ma nonostante questo ci è stato chiesto appunto di spegnerla. Probabilmente a qualcuno dava fastidio dal mio punto di vista, ma in ogni caso la scusa, diciamo, la motivazione che è stata apposta è per la questione della privacy dei cittadini che ascoltano il consiglio. Mi sembra una cosa un po' insensata dal mio punto di vista, soprattutto perché se guardiamo qualsiasi manifestazione, sia politica ma anche sportiva, i cittadini che si recano a queste cose sanno benissimo che ci possono essere fotografati o ripresi, perché sono appunto eventi pubblici, quindi ci sembra una cosa un po' assurda. Ecco. Ma abbiamo dato una risposta in base a quell'articolo della legge che c'è questo impedimento? No, quando è venuto questo fatto io ho pubblicamente richiesto al Presidente una motivazione scritta con dei riferimenti normativi e mi è stato comunicato che mi verrà inviata, però al momento non ho ancora percepito nulla, quindi sono in attesa di queste motivazioni. Ecco. E dovrò comunque trovarmi con il Presidente del Consiglio e il Segretario per eventualmente precisare e, se possibile, anche accordare le metodologie per effettuare le riprese. E Grillo? Beppe Grillo, l'avete informato di questa cosa? L'ha detto qualcosa? No, sono cose che succedono purtroppo molto spesso anche sono già accaduti in altri consigli. E noi cerchiamo comunque di portare avanti, di fare lo stesso queste cose, perché ci sembra assolutamente insensato non rendere pubbliche le sedute del Consiglio Comunale. Insomma. È un diritto di tutti quanti. Non a caso appunto il comune ha già installato un servizio streaming e che poi è anche visibile e registrato, visibile dal sito web del comune, quindi non capisco quale possa essere la motivazione di un comportamento simile. Grazie Gilberto. Grazie a voi.